Eh sì, ne sono veramente contento, sono veramente soddisfatto. Quello che avete letto nel titolo è tutto vero. Quindi questo video, ragazzi, merita assolutamente, non lo so, 4-5 mila like. Imperdibile. Imperdibile un video con Nicolò Pirlo, figlio di Andrea e giovane promessa del nostro calcio, del calcio italiano. Magari giovane promessa bianconera del domani, chi lo sa. Prima di cominciare, OneFootball, qui sotto in descrizione, scaricatelo. Dovete averlo sui vostri cellulari per poter leggere l'ufficialità di Nicolò come nuovo calciatore di Juventus proprio su OneFootball. Adesso stiamo viaggiando di fantasia, ma scaricate OneFootball, una delle mie applicazioni totalmente gratis, e lasciate like a questo video. Ragazzi, io non voglio rubarvi altro tempo. Siete carichi? Siete carichi? Ci credete? Ci credete? Questo video è reale. Dai, 3, 2, 1, inizia sigla. Allora, Nico, io ti ringrazio. Grazie per essere qua. Ti rubo qualche secondo. Diciamo che non è una cosa da tutti i giorni poter intervistare non solo il figlio dell'allenatore della propria squadra del cuore, ma comunque un ragazzo che al giorno d'oggi sta provando a venire fuori anche nel calcio che conta. Quindi, ciao, buona serata. Raccontami un po' Ciao di te. a tutti. Ma io studio, per ora studio e gioco a calcio, e con l'ambizione di provare a fare qualcosa, ma vediamo col tempo adesso. Ok, io e te un po' ne abbiamo parlato in realtà in privato, ma raccontalo anche ai nostri spettatori. Nicolò, che cosa vuol fare da grande? Di calciatore, ruolo, ambizioni? Quali sono i progetti? Ma il mio sogno è quello di giocare a calcio fin da piccolo, sempre stato questo il mio sogno. Ora io gioco in una scuola di Torino, Ok. ma purtroppo col fattore Covid e qualche positività in squadra, da un po' che siamo fermi. Ok. Quindi io mi sono subito attivato a fare allenamenti da solo con Mister, nel caso poi a gennaio ci fosse la possibilità di giocare da qualche parte, di farmi trovare sicuramente pronto. Tu hai 18 anni, giusto? Tra l'altro. No, 17. Ne fai 18 nel 2021. Sì, esatto. Ok. 2021. E ruolo? Sono un centrocampista, più offensivo però. Beh, però anche papà all'inizio. Sì, all'inizio sì. Diciamo che sono più gol, faccio più gol. Ce l'hai nella testa un giorno magari di abbassarti? O vuoi giocare più avanti? Dipende perché ho provato a giocare qualche volta davanti, dietro Ok. e mi trovo bene, Non però è il tuo. secondo me non è il mio, secondo me sono un po' più un trequartista o una mezzala, mi piace girare un po'. Ok, perfetto. E ovviamente mi hai detto calcio fin da piccolo, sarei cresciuto a pane e calcio. La squadra del cuore? La squadra del Perché quando eri cuore piccolo papà giocava nel Milan, sì. probabilmente. Quindi immagino Sì. che il cuore Squadra sia del cuore è il Milan, il Milan, ok. però adesso è tutta Juve. Perché ti vedo presente comunque, quando guardi le Sì, partite della no, ma Juve, ti io vedo Juve anche appassionato. da quando mio padre è venuto qua da Juve, ma anche dopo ho sempre seguito con molta simpatia e ora più che mai possiamo dire che la tifo, sì, da piccolo Milan, perché comunque quel grande Milan, Eh però certo. Juve ormai è una. Una certezza. Sì. E Nicolò cosa ha pensato quando... Intanto quando papà gli ha detto faccio l'allenatore. Senza sapere che fosse prima squadra di Juve, faccio l'allenatore, cosa hai pensato? Ma sapevo che stava studiando, stava facendo i corsi, ho smesso di giocare da 2 anni, 2 anni e mezzo. Sì? Ma all'inizio all'inizio non ce lo vedevo tanto perché sai, aveva appena smesso di giocare, quindi non sapevo bene come potesse fare, però poi ho visto che si iniziava a informare, a studiare, vedevo come parlava e ho pensato che chi meglio di lui non può fare questo. Perché lui Quindi subito non era convinto. no, all'inizio no, primi mesi dopo il ritiro no, però dopo ho visto sempre più convinto fino a poi arrivare alla certezza, diciamo. E quando c'è stata la certezza di Juve prima squadra? Te, cosa hai pensato quando è stato Juve prima squadra? Tu. E io all'inizio non. Cioè. Dici te. Tanta roba, ero contento, ero contento. Però
una grande responsabilità, diciamo, però sono convinto che andrà bene. Sicuramente la tua vita, tra virgolette, sarà cambiata anche da questa scelta. Cosa si è modificato maggiormente nella tua quotidianità? Ma si è modificato più che altro sull'aspetto sui social, magari qualcosa in più, però non guardo tanto su queste cose, diciamo che per il resto non è cambiato praticamente nulla, più che altro il fattore social, che ormai quasi tutti siamo concentrati sui social, diciamo che a volte magari quando Juve magari o perdo, pareggio, o anche vince, magari ricevo qualche messaggio, però niente di... Sì, perché che fa parte della normalità. Te devi capire che noi siamo rompicoglioni, noi tifosi juventini, e noi non ci fa mai bene niente, davvero, siamo puntigliosi, anche quando si vince, però sai, non abbiamo convinto. Poi quando invece non si vince, ci rendiamo conto, anche una vittoria magari non convincente, quanto possa essere importante. E quindi ti cerchiamo di più, noi tifosi juventini, sui social, siamo diventati più assillanti, e questa è la differenza grossa. Ma a volte qualche commento, però non rispondo, non guardo. E beh, c'hai ragione. E niente, però anche a casa Pirlo immagino che sia cambiato qualcosa, magari un giorno, una volta, il calcio lo vivi in una maniera differente. Vabbè, sì, adesso sono molto più attento, io personalmente alle partite, tutte le altre partite, quindi spero in un risultato, in un pareggio, in qualcosa di altre squadre. Invece guardavo più solo per divertimento. Sì, ora magari guardo con più vabbè, sicuramente quella della Juve con più ansia. Invece le altre guardo con maggiore attenzione, diciamo. Ma le guardavate insieme le partite, tuo papà? Sì, quasi sempre abbiamo guardato insieme. E adesso? Adesso dipende, lui ha meno tempo, perché sì. Poi hanno avuto anche dei casi in squadra, quindi sono stati chiusi in hotel per un mese, mi sembra. Te sei a Torino, quindi, giusto? Sì, io sono a Torino. Siete a Torino insieme? Sì. Ok, infatti ho visto anche che papà aveva messo la foto con Pirlo Junior, Junior, che giocava a calcio, dopo pochi istanti avevi messo a te la stessa storia, quindi avevo immaginato. Sì. E in questa Juve chi è che ti ha stupito di più? Ma stupito, sono tutti dei grandi giocatori, secondo me sono un gruppo di campioni. Non ce n'è stato uno che dice wow, ma questo... Ah, Morata sapevamo tutti del valore, però vederlo tornare così, con questo atteggiamento, questa voglia di fare, tanta roba, diciamo. Tra l'altro tu e Alvaro vi conoscete da un pezzo, siete amici? Sì, Alvaro conosco bene, qualche volta giochiamo a play. Anche dalle altre cose prima delle partite, e abbiamo visto quest'estate per un pranzo in Sardegna. Quella foto ti ha rotto i coglioni alla fine, sì, cioè, non proprio a te, però hanno girato la frettata. Però non ci siamo detti niente di Juve, anche perché non sapevamo niente, eravamo molto lontani in realtà. C'era ancora Champions League, figurati se stavamo parlando sì. già di futuri sì, sì. colpi e campagne acquisto. E avrai anche, essendo cresciuto a pane calcio, un giocatore di riferimento, no? All'interno del mondo del calcio, il tuo preferito? Il mio preferito in generale, ho sempre guardato molto, mi sono guardato poi i video, Ronaldo il fenomeno. Ok. Faceva cose assurde. Sono anche Kakà, che è il Milan, mi piaceva un sacco. E ultimamente guardo molto De Jong del Barcellona. Beh, sicuramente i primi due, papà ci ha giocato insieme al Milan, con tutti e due, forse anche all'Inter con Ronaldo. All'Inter con Ronaldo. Anche all'Inter. Sì. E De Jong invece magari un giorno lo allenerà in bianco-nero, non sarebbe male. Speriamo. Anche perché tu potresti andare in Under 23 con la Juve, eventualmente un giorno tesserato dalla Juve. Non so, vedremo. No, nel senso... Si può. Sì. Magari ti convoca il papà, ecco, una roba, Pirlo in panchina, un Pirlo in campo, una roba del genere. Magari. Non sarebbe malissimo. E la Juventus di Nicolò invece come giocherebbe? Nicolò giocherebbe, ma più o meno siamo d'accordo con mio papà, diciamo. Guarda che non ci sta ascoltando, non ti sgrida, puoi dire no, guarda, io giocherei diverso. No, ma le sue idee mi piacciono molto, vuol dire. Ma anche solo un po' di.
ci vuole solo ancora un po' di tempo per ingranare tutto, però la mia Juve si affida molto a quello che fa papà per ora. Ma è cambiato un po' il suo approccio, perché insomma, quando magari non alleni, mi viene in mente la live che ha fatto in quarantena con Cannavaro e ha detto 4-3-3 tutti in avanti. Invece ad oggi vediamo una Juve che non è un 4-3-3, per dire, può essere che c'è stata una modifica del suo pensiero durante il corso con i giocatori a disposizione, ne avevate penso parlato quando prima. Quando ti trovi poi una rosa di giocatori devi poi adattarti in base alle caratteristiche, quindi il modulo poi adattarlo in base alle caratteristiche dei giocatori che hai, però sì, ho visto, non è il 4-3-3, quindi secondo lui sono i giocatori più adatti, il modulo adatto per quei tipi di giocatori. Perfetto. Quindi è un discorso di ok, questa è la mia squadra e questo quindi è il modulo che costruisco intorno, certo, alla mia squadra, non viceversa. Sì. Poi si può sempre cambiare, quindi certo, assolutamente. Ma guarda, io direi che è stata una bella chiacchierata abbastanza veloce, ma abbiamo toccato un po' tutti i punti salienti. Mi ha fatto molto piacere, tra l'altro, averti qua. Era da un po' che organizzavamo questa cosa senza mai riuscire a beccarci. Ci ha voluto il coprifuoco, quindi vedi che alla fine non tutti i mali vengano per nuocere. Ti lascio andare perché so che sei impegnatissimo, hai un appuntamento imperdibile. Tra l'altro dietro la maglia azzurra, stasera non è quella della nazionale, ma stasera gioca la nazionale. Magari un occhio lo butteremo anche lì. Nico? Sì. Grazie mille, in bocca al lupo anche per il tuo futuro calciatore. Magari un giorno ti vediamo in bianco e nero. Speriamo. Io dirò, io l'ho detto per primo, ecco, l'ho scoperto io. Sì, scoprire un pirlo. Speriamo. Va bene, ciao Nico, grazie. Ciao Luca, grazie. Prima volevo dedicare poco tempo alle chiacchiere e lasciarvi osservare il video, perché so che molti magari a questo punto nemmeno ci sono arrivati, erano davvero curiosi solo di vedere se era davvero Nicolò, se stavano facendo sul serio quello che avevo promesso nel titolo. Sì, l'abbiamo fatto e sono stato contento. Sono stato contento perché non è facile parlare di Juventus con qualcuno di così importante all'interno della Juventus, o di qualcuno direttamente collegato a qualcuno così importante all'interno della Juventus. Ora, non userò il figlio di Pirlo o Nicolò Pirlo, il figlio dell'allenatore della Juventus, no. Nicolò Pirlo è una persona, e lui ci conosciamo, nel senso che ci sentiamo sui social da 2-3 anni ormai. Quant'è Nicolò? Passato ormai un bel pezzo. E quindi sono assolutamente contento di quello che adesso sta avendo a livello di prestazioni, a livello di crescita sportiva, perché sicuramente il DNA con lui è stato benevolo. Io sono figlio di un papà che era molto forte a giocare a pallone, ma io quando ero ragazzino avevo deciso di fare tutt'altro e quindi le basi mi mancano, quindi so che il DNA non è sufficiente, e quindi io dico forza Nicolò, perché c'è un'identità ben precisa, e lo dice uno che è follemente innamorato, calcisticamente parlando, di suo papà, che è stato presente alla sua prima partita in bianconero, quindi l'inaugurazione del Juventus Stadium, è stato presente alla sua ultima partita in bianconero, cioè la finale di Champions persa a Berlino. 2 traguardi indispensabili per la Juve, l'inizio di un nuovo ciclo e la fine del vero e proprio grande ciclo, primo della rinascita. E maledetto Covid mi ha impedito di essere presente alla prima in panchina di Pirlo, perché se non ci fosse stato il Covid, quella partita con la Sampdoria, ragazzi, sarei andato a vederlo tutta la vita sarei andato a vedere quella partita. Quindi mi auguro a questo punto di poter essere in panchina per il primo trofeo magari alzato dall'Andrea allenatore, ed eventualmente anche per l'esordio in prima squadra o comunque nei professionisti di Nicolò. Grazie mille Nico per il tempo che mi hai dedicato, e grazie mille a voi per tutti questi minuti spesi a guardare questo video. Solitamente vado in tendenze quando la Juve perde o quando la Juve pareggia all'ultimo secondo, come nel caso della Lazio l'altro giorno. Per una volta mi piacerebbe arrivare in tendenza su YouTube Italia in mezzo a tutto quel trash e tutta quella roba un po' così che è presente, con un contenuto spontaneo, genuino e credo anche abbastanza qualitativo. Quindi dipende tutto da voi, dalla vostra generosità con i mi piace, con i commenti. E fatemi sapere se un video del genere può essere il vostro gradimento e se potremmo riproporlo magari anche in una live su Twitch.